siamo stati davvero un gruppo, siamo stati uniti, abbiamo difeso benissimo. Sì, non è una squadra debolissima, basta pensare che è andata, abbiamo comunque pareggiato. Comunque oggi siamo stati un gruppo, tutti insieme, grinta, ce l'abbiamo fatta. Io ho avuto questo infortunio al piede, sì, è stata dura rientrare, riprendere il ritmo, la forza nelle gambe e tutto. Adesso va molto meglio, spero continui così. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, anche se Vasta è l'ultima, visto che quest'anno purtroppo, forse anche sottovalutando gli avversari, a volte siamo fatti recuperare, abbiamo fatto dei pareggi e purtroppo adesso ci troviamo in questa posizione, quindi non dobbiamo sottovalutare nessuno. Mettiamo tutta la grinta anche sabato prossimo. La partita si è messa subito sul piano giusto, abbiamo portato avanti subito con i nostri ritmi, quindi non ci siamo fatti trascinare da loro. La squadra oggi, diciamo che ha reagito bene all'ultima prova di Scafati, che anche con una squadra inferiore però alla fine si è fatta rimontare 8 gol. Invece oggi tutto con calma, la squadra ha fatto girare e poi tecnicamente eravamo superiori, quindi non penso che riuscivano a darci fastidio al di fuori di quello che hanno fatto, anche se mi dispiace 20 gol sono pure troppi per i miei gusti, perché loro non avevano terzini tiratori, non avevano niente, però glieli posso concedere. Beh, Bastia stavamo a più 7 i primi 10 minuti, dopo è stato un calo di concentrazione della parte della squadra, pensando che già la partita era finita, invece loro ci hanno messo fuori grinta, la cosa che non è successo oggi praticamente. Oggi abbiamo portato avanti la partita con la decisione, la cattiveria giusta dall'inizio fino alla fine. Una bella gara, sono soddisfatto, proseguiamo con, spero, anche le prossime partite con questa intensità, e speriamo di arrivare fino alla fine con queste belle prestazioni. Hermann tecnicamente si sa, è bravo, quindi di conseguenza se lui riesce a esprimersi come deve, fa quello che lui sa fare. Salpietro anche, Gabriele l'ultimo acquisto apposta, l'abbiamo preso per chiudere la porta, quindi quello che volevamo praticamente. Le gare sono tutte difficili, però il Vasto è un fanalino di coda, quindi però ci posta la possibilità che noi andiamo già con la vittoria in tasca, e invece potrà succedere il contrario, però questa settimana lavoreremo apposta per questo, per non far che succeda questo. Abbiamo giocato come voleva il mister, abbiamo impostato una partita sul nostro ritmo, abbiamo imposto il gioco fin dall'inizio e penso che il risultato rispecchia quello che si è visto in campo. Peccato che il gioco che abbiamo espresso oggi non siamo riusciti a concretizzarlo a Scafati, sarebbero stati 2 punti in più importanti, però è giusto, che è buono che la squadra abbia trovato un buon ritmo di gara, abbia ritrovato fiducia nei propri mezzi per affrontare le partite che restano nel migliore dei modi, perché ci servono punti per poter sperare nella promozione. Non possiamo sottovalutare nessun avversario, meno che l'ultima, anche se l'ultima si va a Vasto concentrati, perché la distrazione, il sottovalutare l'avversario ci può far perdere concentrazione e quindi perdere anche la partita, può succedere anche questo. Noi dobbiamo andare con la stessa concentrazione di oggi, continuare ad allenarci, vincere a Vasto e provare poi a rimanere attaccati alla seconda posizione, che significa promozione.